ancora a rischio disagi sulla statale 121 che collega Palermo a Agrigento e ancora carenze strutturali. Proprio a pochi chilometri dal viadotto Scorciavacche ceduto dopo appena 6 giorni dall'inaugurazione, anche quello di Coda di Volpe a poche centinaia di metri dal bivio di Bolognetta è stato chiuso al traffico perché è a rischio. L'odissea degli automobilisti sulle strade siciliane insomma sembra non finire mai e mentre l'ANAS provvede per scongiurare ogni pericolo, la chiusura del viadotto mostra ancora una volta la criticità e lo stato di degrado delle infrastrutture siciliane. Nei giorni scorsi era stata l'associazione Mare Amico che tramite Facebook aveva pubblicato le foto che mostravano l'effettivo pericolo a cui andavano incontro gli automobilisti che percorrono quel tratto. Una spaccatura del viadotto che ha creato un rigonfiamento della struttura proprio in corrispondenza di uno dei giunti. A causa della deformazione del ponte, già evidente da qualche anno, l'ANAS aveva realizzato una strada alternativa per permettere di aggirare il viadotto. Percorso alternativo che adesso è stato ripristinato e riasfaltato per permettere alle auto di circolare lungo la statale.